L'ICT gioca un ruolo importante in tanti scenari, la City Logistics è uno di questi. Il motivo principale è che il contesto in cui si muovono le merci e i mezzi in ambito urbano cambia in continuazione, quindi è fondamentale raccogliere dati dal campo, quindi dalla città, che siano condizioni del traffico, condizioni meteo, richiesta di consegne e di raccolta delle merci, e gestirne nella maniera più veloce possibile. Queste sono tutte quante informazioni che sono necessarie per poter sviluppare un piano di logistica sensato. L'ICT serve proprio a questo, prendere informazioni e gestirle per poter suggerire quelle che sono delle soluzioni ad eventi che si vengono a creare in maniera dinamica nella maniera più opportuna. L'idea è quella di portare nel mondo dell'ICT il concetto di rete sociale, e nella City Logistics può essere utilizzata, per cui se un furgoncino si rompe, okay, e si chiederà aiuto ai furgoncini amici per andare a gestire i pacchi che il furgoncino rotto doveva andare a consegnare. Detto così, mi rendo conto, può sembrare semplice, ma poi andare realmente a implementarlo è una sfida non indifferente. Non per questo, appunto, abbiamo un progetto che ci serve a realizzarlo.